Buongiorno, oggi vi vorrei parlare di una ricettina che faceva sempre la mia nonna. Non so se avete mai sentito parlare dei gnocchi dolci. Questa ricetta è una ricetta veneta. Io li trovo squisiti. Semplici da preparare. Io oggi vi farò vedere giusto il procedimento del condimento perché praticamente li ho già fatti gli gnocchi, anzi addirittura li ho refrigerati perché ne avevo fatta una certa quantità e così ne ho avanzati un pochino e li ho refrigerati. Adesso appunto vi farò vedere come si fanno gli gnocchi dolci. A dopo. Eccoci, vi faccio appunto vedere cosa occorre per preparare gli gnocchi dolci alla veneta. Ci occorrono un limone che grattugeremo, un po' di zucchero, del burro che andremo a sciogliere e della saporita che io compro in bustine. Nel frattempo ho messo a bollire l'acqua per gli gnocchi. Dunque, mettiamo a sciogliere il burro. Una bella noce, direi, di burro per condire appunto gli nostri gnocchi. Io ho già acceso qui il gas e nel frattempo vado a grattugiare il limone. Il limone dà una buona profumazione agli gnocchi. Aver grattugiato il nostro limone, eccoci qua. Di solito rimane sempre il più dentro alla grattugia, ma va bene. Quindi aggiungiamo adesso la saporita. La saporita va un po' a piacimento. C'è chi ne vuole di più, c'è chi ne vuole mettere di meno. A me piace un pochino condita, devo dire. E lo zucchero. Mescoliamo tutto. Vedete, deve amalgamarsi bene il tutto. Questo poi andremo a unirlo al nostro burro che si sta sciogliendo, vedete? Nel frattempo prendo gli gnocchi. Ecco, questi sono i miei gnocchi che io avevo precedentemente surgelato. Vado a mettere un goccino di olio nella pentola dell'acqua. In modo che al momento che vanno a scongelarsi nell'acqua, gli gnocchi non si attaccheranno. Ci siamo quasi. La mia acqua già bolle, quindi li vado a mettere giù.
Giro un pochino la camera così potete vedere quello che sto facendo. Ecco fatto. Vado a girarli. Sapete che lo gnocco ci mette pochissimo, veramente poco a cuocersi. Io vado molto bene anche nella surgelazione perché comunque rimangono bellissimi, morbidi, buonissimi. Ricordatevi sempre di mettere un goccino di olio nell'acqua di cottura, di modo che aiutano gli gnocchi a non legarsi insieme. Giusto questi 2 o 3 minuti di cottura. Il nostro burro nel frattempo si è sciolto del tutto. Lo spengo. Eccoci qua. E vado ad unire il mio zucchero e saporita e limone. Vedete? Non so se rende l'idea. Purtroppo la quantità è poca perché io sono da sola oggi, quindi quando faccio gli gnocchi, generalmente faccio sempre 2 condimenti, quello con il ragù e quello dolce, perché a mio marito i gnocchi dolci non piacciono e quindi ovviamente vado a fare 2 condimenti. Fatto questo, aspettiamo che i nostri gnocchi siano cotti. Quando cominceranno a fiorire sopra, alla superficie dell'acqua, possiamo tranquillamente sgocciolarli. Preparo la mia schiumarola e anche il mio piatto. Gli diamo ancora una giratina. Non si sono assolutamente attaccati, nonostante io li avessi congelati e adesso buttati nell'acqua. Qui ci siamo. E adesso vado a mettere i miei gnocchi. Di solito li metto in un recipiente, ma oggi che sono da sola li condirò semplicemente nella pentolina dove ho il mio condimento. Eccoci. I miei gnocchi sono pronti. Prendo il mio piatto. Eccoci. I miei gnocchi dolci alla veneta. Ecco
sono serviti e io vi auguro buon appetito. Alla prossima video ricetta. Ciao ciao!